ritrovati in questo meraviglioso appuntamento con la trasmissione del culto via radio su YouTube e Facebook su Radio Messaggio Cristiano. Ascoltiamo insieme il messaggio meraviglioso d'amore e di comprensione verso ognuno di noi. Santissimo nome, oh Signore, alleluia. Santo sei tu, Signore, e degno di ricevere, Signore, la lode, l'onore, la gloria del continuo, qui in terra come lassù nel cielo. Signore, spronacci tu, Signore, quando le forze, Signore, noi vengono meno. Alleluia, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Vogliamo tenere lo stesso passo, alleluia, come un esercito, appunto come, Signore, marciano gli angeli tuoi, Signore, gli angeli, i serafini, i cherubini, alleluia, e ti lodano notte e giorno. Alleluia, gloria al tuo nome. Grazie, grazie, grazie per la tua divina presenza. Grazie per averci onorati, chiamandoci e facendoci figlioli tuoi. Grazie, oh Signore, per averci dato un posto alla tua presenza, per la tua gloria e per la gloria di Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia. Amen. Alleluia. L'eccelso è veramente in assoluto, perché non vi è altro Dio all'infuori di Lui. Amen. Né in cielo né in terra. Alleluia. E la cosa meravigliosa è che effettivamente Lui si sta facendo conoscere ogni giorno, sempre di più e meglio. Alleluia. Amen. In modo tale che noi lo possiamo adorare nella maniera corretta,
Perché vedete, è vero, il Signore, vedete, giudicherà i popoli in base a, alla loro coscienza, perché non tutti conoscono Dio, no? Perché ci sono delle tribù che ancora non conoscono il Signore. Che fa il Signore allora? Dice, voi non avete conosciuto il Signore, non mi avete conosciuto, quindi io ora vi condanno. Non sarebbe un Dio ingiusto condannare quelli che non lo conoscono? Allora, vedete, il Signore li giudicherà in base alla loro legge. Dice come in base alla loro legge. E allora, voi dovete sapere, che anche nelle tribù più sperdute, ci sono i Mau, dove c'è tutta quella gente che ancora vive allo stato animalesco, proprio degli animali, no? Vedete, loro hanno delle leggi. Non lo sapevate voi? Ci sono i capi tribù, ci sono i capi tribù. E loro, vedete, si fanno delle leggi, in modo tale che ci sia, vedete, un certo freno, un certo timore, una certa paura, vedete, delle autorità, che sarebbero il capo tribù, no? Ecco, allora, seguite attentamente, perché una volta, sapete, io me lo sono chiesto, ma Signore, ma è quelle che non ti conoscono, come fare? Allora il Signore mi ha fatto capire questo. Intanto dentro di noi c'è la coscienza, diciamo, quella che noi chiamiamo coscienza, giusto? La coscienza che c'è in ogni essere umano fa capire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Solo che l'uomo, essendo malvagio, quello che è sbagliato e gli conviene, fa finta che non sappia. Quello che è sbagliato, oppure giusto nei confronti degli altri, amen? Se gli conviene, la gira la cosa. Amen? Purtroppo questa è la cattiveria umana. E allora, quindi non c'è essere umano che non abbia dentro di sé questo, questo campanello d'allarme, che gli fa capire quello che è giusto da quello che non è giusto. Amen? Fratello, pure l'animale. Anche tra gli animali, noi vediamo che loro agiscono a livello sempre animale, però a chi gli fanno del male? Agli altri, a se stessi no. No? Se hanno dei cuccioli, li proteggono. Vedete? Quindi c'è quell'istinto. Alleluia. Ora vedete come c'è l'istinto di protezione dei loro cuccioli, c'è anche in loro, perché la legge di Dio, c'è anche l'istinto, chiamiamolo l'istinto, di ogni altra cosa. Amen, gloria a Dio. Quindi loro, non è vero che loro non sanno, non capiscono, non conoscono, tanto è vero, guardate, grazie a Gesù, vedete, alleluia. Ecco, lo Spirito Santo dice, vi ricorderà tutte le cose che ho detto. Guardate in questo istante, un istante fa, quello che il Signore mi ha dato a capire, in base al discorso che mi sta facendo fare. Se vi ricordate, nel libro della Genesi, c'è scritto che, dice, il Signore chiederà conto del sangue sparso del proprio fratello. E chiederà conto anche ad ogni animale. È vero? Voi ricordate? Sta scritto. Ora dico, come Signore tu chiederai conto del sangue sparso anche agli animali?
amanti. Ciò significa che il Signore ha dato anche agli animali una legge che gliel'ha impressa in loro. Gloria all'Altissimo. Sogno pieno di brevete. Alleluia. Sia glorificato Dio. Guardate. Guardate questa legge come c'è. E che gliel'ha data Dio. Guardate. Ogni tipo di uccello fa il proprio nido. Non tutti gli uccelli fanno lo stesso nido. Non lo sapete. Alcuni di voi, i bambini soprattutto, non lo sanno. Ecco, ogni tipo di uccello fa il suo proprio nido. Ogni tipo di uccello internamente lo allestisce in una maniera diversa. Amen? Chi mette piume, chi mette lana, si può annacciuare, proprio, e l'imbottiscono internamente, lo fanno bello, in modo tale che quando i piccioncini, gli uccellini nascono, si trovano avvolti nella bambaggia. Amen? Fratelli, chi gliel'ha data questa sapienza, l'intelligenza? Forse nonno Vassero? Nonno Cardellino, nonna Cardellina, vedete che tra di loro, perché poi gli uccelli, una volta raggiunti una certa crescita, volano via, ognuno vive per se stesso, non vivono tutti assieme, guarda mamma è cupace. Quindi allora noi vediamo che poi quegli uccellini che si fanno uccelli grandi, a loro volta si accoppiano con altri uccelli e seguono gli stessi insegnamenti, come se qualcuno gliel'avesse insegnato. Ora vedete, è Dio che ha immesso in loro, vedete, questa regola, questa legge, alleluia, in modo tale che, perché altrimenti, vedete, se il Signore non avesse messo in loro questa legge, questo istinto, chiamiamolo istinto, ecco, questo istinto, questa intelligenza a livello umano, no? Allora i loro piccoli morirebbero. E poiché il Signore ha detto crescete e moltiplicatevi, riempite la terra, amen, brulicano le acque, o la terra produca ogni sorta di animale, amen, è vero, vedete, allora il Signore ha già, non si mette lì ogni volta ad insegnare a ogni tipo di uccello come deve fare, per esempio i colombi. I colombi stessi, vedete, anche loro fanno, si fanno il loro nido, amen. Amen. Mette una nuova natinza e poi si può. Amen. E fanno i colombini. Chi gliel'ha data questa legge, questa intelligenza? Ecco, allora, il Signore mi ha fatto portare questi esempi, vedete come, pure, come partoriscono gli animali. Ecco, da sole, senza mi chiamano l'autoambulanza, un ginecologo. Chi ha dato? Eppure ognuno di loro partorisce nella maniera, diciamo, perfetta, senza aver bisogno di... Amen, gloria a Dio. Quindi vedete come Dio, già creando gli animali, non li ha creati a casaccio. Ecco, dice, o il caso. Ma vedete che in ogni cosa c'è la perfezione di un essere, di qualcuno che li ha creati, gloria a Dio. Amen. Come quando noi facciamo un qualche cosa, la facciamo per funzionare in quella determinata cosa, in maniera, quella cosa che noi facciamo. Amen, gloria a Dio. Quindi la progettiamo prima e la costruiamo in modo tale che funzioni come noi abbiamo stabilito. Allora, vedete, il Dio, così vale per i pesci del mare, per tutti gli animali. Allora, ogni essere umano, vedete, anche se vive da solo, vivrà alla maniera, diciamo, sciozza, no? Però, vedete, lui sa cacciare, sa cercarsi da mangiare,
anche se sono cannibali. Però a chi delle famiglie credo non si mangiano. Si mangiano agli estranei. Oh no, potrebbe essere qualcuno che... vedete, quindi san... Amen, gloria a Dio. Allora, vedete, lì subentra la cattiveria. Perché? L'uomo, se si mangia un altro uomo, se si, sono dei cannibali, lo fanno perché sono malvagi e pusone ma si fanno a cercare mangiare, quindi se no hanno avuto cammino. Amen? Come, per esempio, chi non ha voglia di lavorare, se ne va a avuto cammino. E qual è avuto cammino? Se ne va a rubare. Amen. Vedete, gloria a Dio. Allora, ora, anche se Dio non avesse dato i 10 comandamenti dove dice non rubare, ma voi, anzi, onestamente, umanamente parlando, intelligentemente parlando, noi avremmo avuto bisogno del comandamento che dice non rubare? Onestamente. Vogliamo essere noi rubati? No. Allora vedete che riconosciamo che il rubare non è giusto, non è corretto. Amen. Quindi non c'è bisogno. Io sto portando, o meglio, il Signore mi sta facendo portare questi esempi per dire, vedete, anche se io, perché giustamente i comandamenti il Signore a Mosè glieli ha dati. No, no, quando ha creato Adamo. È giusto. Quindi come faceva l'uomo a sapere che non bisognava uccidere, non bisognava rubare? Perché ha impresso la sua legge nella mente, nel cuore, nell'anima di ogni essere vivente. Fratelli, come, guardate, ha messo la sua legge anche nelle piante. Amen. Infatti le piante stesse hanno la loro legge, che effettivamente loro, le loro radici, con le loro radici vanno a cercare la parte umida. Quando vedete loro, gli manca il sole e hanno bisogno del sole, le piante stesse si girano, verso il sole. Cucciù dice girate verso il sole. Amen, gloria a Dio. Quindi nessuno può davanti al Signore giustificarsi dei propri errori commessi. Amen. Guardate che bello discorso che mi sta facendo fare il Signore questa sera. In verità, io lo sto assaporando. Quindi nessuno, ripeto, nessuno può, con la propria furbizia e astuzia, si può giustificare davanti al Signore. No, dice, perché io già ho impresso la mia legge in ogni cuore, in ogni essere vivente, gloria a Dio. Ma in ogni cosa, gloria a Dio. Perché tutto, e se, vedete, dalle piante, quindi, ecco, quelli, perché appunto io mi chiedevo, Signore, ma tu come fai a giudicare, diciamo, quelli che non ti hanno conosciuto? Ecco, perché il Signore ha messo nei loro cuori, loro dice, sanno che tu che è giusto, sanno che tu che è sbagliato, e in base a quello che loro hanno fatto di sbagliato, sapendo di sbagliare, io li giudicherò. O mi hanno conosciuto o non mi hanno conosciuto. Insomma, guardate, la pianta di fico che c'era lungo la strada, perché Dio ha creato la pianta di fico? Oppure tutte le altre piante, la pianta di fico, amante, perché? Per fare i fichi, per fare i frutti, dice fratello, giusto, certo, per fare i frutti, no? Guardate, Gesù andò, dice io ti creai per fare i fichi, e perché non ne stai facendo? Vedete come giudica
ogni cosa, anche gli alberi. Benedetto sia l'Eterno. Anche gli alberi giudica. E dice, ma o Signore è stotto allora? E il labbro che c'entra, che ne capisci? E no. E no. Perché se io ho creato l'albero per fare quel tipo di frutto e non l'ha fatto, si vede che non vive, non rientra nel mio campo. Mi spiego meglio. Vive nel campo dell'avversario. Viene utilizzato da parte dell'avversario. Alleluia. Perché altrimenti non vi sembra che Gesù avrebbe commesso un grande errore? Dice, tu povero sbantorato d'abbro. Che compagno se non è... Ecco, vedete, questo ci fa capire, che anche gli alberi devono ubbidire alla legge di Dio. Altrimenti Dio sarebbe ingiusto. Certo, perché, ma è una cosa corretta che maledice io fa seccare, non nasca, non, dice, nasca mai più frutto da te. Amen, gloria a Dio. Vedete? Quindi, tutti, fratelli, ecco, un'altra cosa ancora. Io ringrazio Dio per questo discorso che mi ha fatto fare, perché, cioè, lui mi aveva dato una certa chiarezza, diciamo, intorno a quelle che vivono nelle tribù sperdute, Però questa sera è stato ancora più chiaro, alleluia, è stato chiaro per me e chiaro anche per voi, perché potrebbe apparentemente non interessare l'argomento, però vedete, se il Signore lo fa, voi potreste cadere in confusione, in un momento che l'avversario dice, ah, oh, se Dio esistisse, perché allora a tanti si fa conoscere, da tante no, dice, alte, femmine, che ti sgride le dire no. Perché il Signore ha messo anche in quei cuori la sua legge, i suoi comandamenti. Amen. E così vogliamo anche questa sera, alleluia, passare alla lettura della sua parola, come lui l'ha stabilita. Ed esattamente nel capitolo 65 del profeta Isaia, e dal versetto 16, così chi invocherà su di sé una benedizione nel paese lo farà per il Dio di verità, e chi giurerà nel paese giurerà per il Dio di verità, perché le sventure passate saranno dimenticate e saranno nascoste ai miei occhi, poiché ecco io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Ma voi gioirete ed esultate per sempre in ciò che creo, perché ecco io creo Gerusalemme per il gaudio ed il suo popolo per la gioia. Mi rallegrerò di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. In essa non si udrà più alcuna voce di pianto, né voce di grida. Non vi sarà più in essa alcun bimbo che viva solo pochi giorni, né vecchio che non compie i suoi giorni, poiché il giovane morirà a 100 anni, ed il peccatore che non giunge ai 100 anni sarà considerato maledetto. Costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro vi abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi,
ed i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani. Non faticheranno in vano, né daranno alla luce figli per un'improvvisa distruzione, perché saranno la progenie dei benedetti dall'Eterno ed i loro discendenti con essi. Ed avverrà che prima che mi invochino io risponderò. Staranno ancora parlando che io li esaudirò. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come il bue ed il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio santo monte, dice l'Eterno. Fin qui la lettura. Alleluia. Non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio santo monte, dice l'Eterno. Tanto animali che persone. Amen. Vedete quindi come effettivamente, guardate, il Signore mi ha fatto fare, ecco, quel discorso che poteva sembrare un po' così, non interessante. Ecco che il Signore ha dato, ha messo la sua legge anche negli animali, come nell'uomo, nell'animale, negli alberi, in tutta la sua creazione. Ecco. Perché, e infatti, guardate, non dimentichiamoci che tutto è venuto all'esistenza per mezzo della parola di Dio. Amen? Quindi, se fossero venuti, vedete, all'esistenza le cose da sole, no? Allora dici, guarda, come ci può essere lì la legge di Dio impressa in quelle cose? Se fossero venute da sole. Ma siccome non sono venute da sole, sono venute all'esistenza per volontà di Dio. Quindi il Dio ha dato a ciascuno, diciamo, il proprio ruolo. Amen. Gloria a Dio. E noi vediamo che il Signore mi ha fatto spiegare, o meglio, lui ha spiegato per mezzo mio, non mi ha fatto spiegare, perché se io dico mi ha fatto spiegare, cioè io sono intelligente e lui mi ha mandato il permesso, mi ha concesso di esprimermi, invece io mi esprimo perché lui mi mette le parole nella bocca e i pensieri nella mente, quello che... Guardate, gloria all'Altissimo. Il Signore mi ha fatto dire che anche negli animali ha... diciamo impressa la sua legge. Mi ha fatto portare l'esempio di nidi, che è giusto, gli animali come partoriscono, gli alberi che portano il loro frutto, guardate, ora capisco, vedete, perché tante volte uno dice mangiamo queste cose che non interessano. Interessano, gloria a Dio. Sapete perché? Guardate. E dunque avverrà che prima che mi invochino io risponderò, staranno ancora parlando che io li seguirò per quanto riguardano gli uomini. Amen. Allora, il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue ed il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio santo monte, dice l'Eterno. Dice l'Eterno. E voi altri che decidete? Non capisco niente, saggio. Allora, perché siete così in tall'aria? Dice, fratello, come sapevi? Cosa faccio? Lo sento che siete in tall'aria. Va bene. Voi altri siete più in tall'aria ancora. Allora, quello è... E allora seguite attentamente, sapete perché? Guardate, il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue ed il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno né distruzione. Allora, su tutto il mio santo monte, dice l'Eterno. Non vi dice ancora niente. Vedete come, alleluia,
il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Perché? Perché come l'uomo che Dio ha messo nella sua mente, nel suo cuore, la sua legge e gliel'ha messa anche negli animali, allora anche gli animali, non trovandosi sotto l'effetto del diavolo, allora la legge che Dio gli aveva impressa all'inizio della loro creazione, vedete? Alleluia! Vedete che allora non è allora che Dio abbia creato il lupo, poi si mangia l'agnello. E il leone si mangia tutto l'animale. Amen? Quindi perché se adesso non lo fanno, perché non lo fanno? Ciò significa che dentro di loro, come si dice, tutto sul DNA, il Signore gli ha impresso la sua legge. Quella iniziale, tu non ti mangiare l'auge, tu non ammazzare l'auge animale. Gli ha detto il Signore, gli ha impresso questa legge, non gliel'ha spiegato come gliel'ha spiegata all'uomo. Praticamente i suoi comandamenti, Dio agli animali, glieli ha scritti nel loro cuore, nella loro natura. Loro nascono, nascono con la legge di Dio dentro di loro. Alleluia. Amen. Tant'è vero, guardate, perché se fossero, guardate, se non ci fosse in loro questa legge di Dio impressa, come potrebbero ora loro capire che non devono mangiare più gli altri animali? Vedete la legge della giustizia di Dio come si risveglia. Alleluia. Amen. Satana non c'è più, il male viene abolito. Allora gli animali, vedete, comportano anche loro bene. Alleluia. Me ne sono accorto un attimo fa che pensavo che stavo leggendo il capitolo 11, che tratta più o meno la stessa cosa, e invece è diverso. Perché ha detto, Signore, mi stai facendo leggere l'altra cosa? Invece no, gloria a Dio, alleluia, guardate. E ecco come effettivamente il Signore mi sta dando la conferma che il discorso che mi ha fatto fare prima veniva pure da parte sua. Dice, vedi, ora ti dimostro a te e alla Chiesa il perché ti ho fatto fare quel discorso. Guarda ora quando diciamo inizia il millennio, guarda come gli animali che ce l'hanno, che si mette, che fa? Prima di un millennio il Signore prende un altro uomo attivo Adamo, no? E dice, senti, chiamoli uni, e c'è a dire da ora in poi tu a stare buono. Chiama tigre, tu a stare calma. O lupo, non ti mangi la pecora. No, vedete che è la legge di Dio che è scolpita. Amen. O no? Amen. Oh, gloria a Dio. Alleluia. E chi certe volte dice, ma... Amen, è vero. Gloria al Signore. Io ora, come leggendo, dice, guarda, gloria all'Eterno. Perché fratelli, qualcuno può pensare che quando io faccio certi discorsi all'inizio, dicevo, fratello, che si prolunga, se perde tempo, queste cose così. Invece guardate come il Signore, alleluia, amen. Quindi noi ci troveremo, ecco, sia glorificato in Dio, benedetto sia l'Altissimo. In noi, ecco, mi ha fatto portare anche gli esempi di quelli che vivono nei paesi e addirittura quelle persone in quelle case sperdute nelle montagne oppure tribù, ecco, perché vedete, tutti loro, ogni essere, alleluia, sia animale, umano, vegetale, tutto, fratelli, possiede la legge di Dio. E se non ci fosse il diavolo, allora guardate, tutto andrebbe bene. Allora, tutto andrebbe bene. Gloria all'Altissimo. Alleluia. Quindi
gli animali stessi non avrebbero bisogno e non hanno bisogno che l'uomo gli insegni qualcosa, perché effettivamente noi ora dovremmo, guardate, per il millennio dovremmo preparare pure tutto l'animale, o no? Perché scusa, loro come fanno che il millennio si devono comportare, che ecco, il lupo e l'agnello devono pascolare insieme, il leone deve mangiare paglia come il bue, come ci dice? Vedete che come ci testimonia, è vero. Guardate, io mai ci avevo fatto caso. No, io credo, in verità, è una cosa meravigliosa. Allora, io mai avevo posto mente a questo. Ma ecco, leggendo, gloria a Dio, dice, guarda, gloria al Signore. Ecco. Allora, quindi, alla fine, quindi, perché qua, non so se a voi hanno fatto questa domanda, ma quelle che non conoscono il Signore, allora che fanno? Sono tutte condannate? No. Quelli che non conoscono il Signore non saranno tutti condannati. Saranno condannati tutti quelli che hanno trasgredito la legge di Dio che ha impresso nella loro vita, prima ancora che nascessero, quindi nella loro stirpe. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Ecco, è l'uomo, vedete, l'uomo stesso, gloria all'Altissimo, vedete che l'uomo stesso che ha in sé questa legge di Dio, che poi, fratelli, questa legge, vedete, di Dio, non è a livello orale, è a livello naturale. Per esempio, ecco, un altro esempio. Chi ha insegnato agli animali di accoppiarsi per avere figli? L'uomo magari perché è intelligente. Gli fa, se passo tempo. Perché oggi come oggi, magari si vanno maratare tutti. Ma si riceve la testa. Vedete? Vedete come Dio quindi ha impresso in loro. Infatti, vedete, gli animali, non ve ne accorgete? Che si accoppiano. Eh? Perché si accoppiano? Perché Dio ha messo, ha impresso la sua legge in loro. Voi, perché infatti ha detto, crescete e moltiplicatevi. Chi avevano i ricchi, sentivano. Ogni tipo di animale aveva i ricchi quando Dio diceva questo? No, perché Dio dicendo questo, facendo questo, imprimeva in loro la sua legge, quindi la sua volontà. Poi, poi vedete, la creazione, anche, viene detto sia l'Altissimo, guardate, alleluia, guardate che il Signore mi sta facendo fare un discorso questa sera così profondo, che sono pieno di brividi. Io non pensavo, fratelli, che anche diciamo, le piante devono rendere conto a Dio, perché quando Dio le ha creati, ecco, produca la terra ogni insorta di alberi, di verdure, che portino semi e facciano frutto, è vero? Vedete, quando Dio ha detto questo, ha impresso in ogni albero, ogni fiore, ogni erba, la sua legge. Tu devi fare questo, alleluia. Anche, vedete, anche quella pianta che spunta al mattino e la sera non è più, deve fare la volontà di Dio nell'arco di quelle ore della sua vita. Perché, alleluia, gloria al Signore, anche una piccola pianta che muore, che nasce, che ha poca vita, però nell'arco di quella poca vita deve fare il suo dovere, perché deve permettere al suo seme di ricrescere e far crescere, cioè nascere e crescere. Vedete come in tutto... Ecco perché il Signore ha maledetto il figo. Perché, fratelli, guardate che il Signore questa sera ci sta dando sta confidenza. Vai, parlamene chiaro. Oh, Signore, non sta dando troppa confidenza. Amen.
che ci sta parlando, ci sta svelando tutti i suoi misteri. Ecco, dice, perché effettivamente uno potrebbe, guardate, anche i credenti stessi potrebbero scandalizzarsi. Dice, ma scusa, che Gesù ha nato, è andato, non ci ha trovato frutto, e l'ha maledetto e l'albero si è seccato. Che compagnava? Ognuno. Allora, una domanda di queste fatta da non credenti ai credenti, amante, come ci rispondete voi a un credente? Amante. Voi, io ora che ho detto, signore, spiegavo, e subito me la dà risposta a tappo, no? Se io questa domanda la dovevo fare prima, perché io, signore, amante? Se ve la facessero i non credenti, o meglio, se ve l'avessero fatto i non credenti prima ancora che il Signore lo spiegasse, voi oggi come ci rispondevo? Vedete certe discusse che parlano babbe? Che pare che uno perde tempo? E allora, quindi, vedete come il Signore, per dire, quindi quel fico, fratelli, non aveva, seguitelo attentamente, perché sia glorificato il Signore, alleluia. Benedetto sia l'Eterno, alleluia. Avete sentito dire che alcuni parlano alle piante? Alcuni parlano alle piante. Sapete che ci sono delle piante che se uno non le cura e crescono da soli, dopo degli anni si abbruttiscono e tanti poi anche muoiono, tante piante. Addirittura sì, dicono, ma però ecco la presenza, vedete, dell'essere umano, le piante le fa crescere meglio, perché loro si sentono in compagnia e si sentono utili. E si sentono utili, perché a noi sembra che loro non capiscano. E vi spiego subito, lo stesso errore noi lo commettiamo con i bambini di pochi mesi, no, non capiscono. Non capiscono, e come capiscono? Così, fratelli, capiscono anche le piante. Alleluia, benedetto sia l'Altissimo. Quindi ogni cosa che il Signore ha creato, vedete, ecco, gli ha dato, da comprendere, perché infatti, come il Signore mi ha fatto dire prima, quando una pianta manca di luce, noi vediamo che quei rami si allungano verso la luce, cercano la luce, perché alleluia. Se manca loro acqua, le loro radici cercano, vanno a cercare l'umido, vanno a cercare l'acqua. Se non lo sono, poi essiccano, ma loro l'hanno cercata, non ce n'è stata, amen? Ma loro l'hanno cercato. Tant'è vero che alcune piante, sapete cosa fanno? Le radici in superfici, alcune gliele tagliano, gli lasciano le radici che sono più profonde, perché se gli lasciano le radici che sono in superfici, loro attingono l'acqua mediante quando vengono annaffiati. Però quando gli viene a mancare chi l'annaffia, quelle piante muoiono. Se invece uno, ecco, li deve abituare pure in questo, deve annaffiare le piante soltanto quando li vede già un po' appassiti, insomma, si vedono quando hanno bisogno di acqua. Amen?
altrimenti loro non affondano le loro radici verso giù. Amen? Infatti mi ricordo che mio papà mi faceva, certe volte io volevo annaffiare le piante, no, mi faceva né annaffiare, perché altrimenti fai radici in superficie. Dici poi, se non piove, queste si seccano, muoiono. Allora, invece, vedete, allora loro stessi si cercano, l'acqua. Quindi ogni cosa, sembra che non parlano, ma è come se parlassero, come se capissero. Allora, amen, gloria a Dio. E allora, vedete, quindi questa sera il Signore ci sta spiegando questo, che non c'è cosa alcuna, diciamo, vivente che non capisca e soprattutto non capisca quella che è la volontà di Dio. Perché, ripeto, il fico che il Signore ha maledetto, se fosse stato una pianta che non sente, non capisce, non è, che è stata, è nata per caso, amen, Gesù avrebbe commesso un terribile errore. Soprattutto che poi c'è uno, non mi ricordo se Marco, che dice perché non era il tempo dei fichi, peggio ancora. Alleluia. O è Luca, non mi ricordo in questo istante. Comunque uno descrive questo episodio, diciamo il fatto che dice perché non era il tempo dei fichi, peggio ancora. Allora, perché se, ripeto, se c'erano le foglie ci devono essere forse fighe, amen, pur che erano vinti, ma cioè, se erano vinti, dice Signore, io ci penso io, poi maturo, intanto tu l'avire, non ne aveva, vedete, non c'erano, c'erano soltanto foglie, amen. E guardate, per esempio, se, se voi ci fate caso, là sotto nella via Santa Cecilia c'è una pianta di fico che pende sulla strada, guardate, quando germoglia è tutta piena di ficucci piccolini e mette i germogli e contemporaneamente anche i ficucci. Allora, amen, gloria al Signore. Allora vedete come tutto ubbidisce, come chi glielo dice loro che devono, ecco, portare frutto in questo periodo, perché Dio ha messo questa legge in loro. Allora, quindi loro, vedete, diventano sensibili in questo periodo. Durante il periodo invernale dormono, perché? Perché il Signore ha stabilito così. Allora, gloria a Dio, vedete. Allora, e allora il fico che non aveva appunto frutto, perché, torno a ripetere, come che il diavolo si usò del serpente. Amen. E allora sia glorificato Dio. Grazie Gesù. Torno a ripetere, è un discorso importantissimo, importantissimo, perché vedete, questa conoscenza noi la dobbiamo avere, possedere, perché il diavolo va attorno, dice, come un leone ruggente, e lui, non pensate che lui non sa e non ascolta pure gli insegnamenti che il Signore ci sta dando in questo luogo. Lui li sa, li conosce, e ci aspetta, però in questo argomento ancora il Signore non li ha ammaestrati. Aspetta che ora io, appena ne esce dalla chiesa, patapaffate, ne conso brodo, come per dire, no? Allora, ecco perché il Signore, vedete, ci ammaestra in ogni cosa. Alleluia. Perché potrebbero quelli che non ne vogliono mangiare, non vogliono cioè accettare la parola di Dio, troverebbero tutti questi punti della scrittura per mettere in difficoltà i credenti, trovandoli impreparati. E quindi la preparazione è importantissima, è indispensabile, non importantissima, è indispensabile. Alleluia.
Perché il Signore, vedete, mi ha fatto anche da capire, mi ha dato da capire che ci sono gli atei, loro dicono di essere atei, però fratelli, come fanno gli atei a comportarsi pure bene? Come si comportano loro? Non è che, che quelli che dicono di essere atei sono tutti assassini, tutti ladri, dicono loro che non credono, però sanno fare anche il bene. Contentiamo come i credenti, sono come, non c'è, solo che loro dicono di non credere in Dio. Allora, perché si comportano bene? E si sanno anche, si comportano pure male. D'altra parte come i credenti, perché i credenti si comportano bene e si comportano pure male. Gli atei dicono che sono atei, però si comportano bene e si comportano pure male. Perché si comportano bene? Perché la legge di Dio è impressa nei loro cuori. Quindi, istintivamente, loro sanno, riconoscono, sanno discernere ciò che è giusto da ciò che non è giusto. Amen? E si attengono a fare il più possibile il bene anziché il male. È vero? Vedete che allora Dio c'è dappertutto? Alleluia. Amen, gloria al Signore. Quindi, allora, dice la questione fico, no? La questione fico, perché? Il Dio ha detto produca la terra ogni sorta di alberi, no? Che porti frutto e seme, diciamo verdura, tutte queste cose. Amen? Quindi il Dio ha creato questo perché ogni albero, ogni pianta, ogni erba che sia porti il frutto ed il seme. Amen. Vedete? Questa è stata la volontà di Dio. Quindi la creazione deve osservare la volontà di Dio. Tu erba, dici ma io duro la mattina fino alla sera. Va bene, tu da mattina a sera fai la volontà di Dio e fai quello che deve fare come Dio l'ha stabilito. Amen. Amen. Allora, poiché Dio, vedete, ha detto quindi già alla creazione, quando ha creato, diciamo, gli alberi e le erbe, ha dato questa legge, amen, seguite attentamente, ha dato pure la legge all'uomo che l'ha impressa nel cuore, nell'anima, amen. Allora, il diavolo che cosa ha fatto inizialmente? Gli ha detto ad Adamo, anzi, prima a Eva, ma gliel'avrà detto prima ad Adamo, perché per prima, diciamo, perché l'avversario ha visto che non è riuscito con Adamo, è andato da Eva e le ha detto, no, non è vero che se mangiate il frutto, ecco, vedete, l'incontrario, amen? Oh, e allora? Non c'era ancora, non c'erano ancora altri esseri umani. Allora, per tentare Eva, il diavolo si usò del serpente. Amen. Gloria a Dio. Quindi, che cosa ha fatto il serpente? Ecco qua, guardate. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue, e il serpente si nutrirà di polvere. Vedete che anche al serpente gli aveva detto quello che doveva fare. Quindi, attenzione, il serpente sapeva e conosceva quella che era la volontà di Dio. Tant'è vero che il serpente parlava pure. Anche se loro usavano un linguaggio, però l'uomo lo comprendeva, il linguaggio degli animali. E gli animali, infatti, guardate, gli animali parlano come noi. Parlano come noi l'animale. No, vero? Oh. Però guardate che ne capiscono. Ci comprendono. È vero, nonostante non parlino come noi, però ci capiscono.
Quando uno, un cane, non ci ha detto mai all'auso cane, a cuccia. Avete sentito qualche cane che ci dice all'auso cane, a cuccia? Quando che tu sconcica? No, no? Però guardate quando glielo diciamo noi, a cuccia, è come se cuccia. Amen. Quindi non parla ma capisce. Amen. E allora il serpente inizialmente, come ci parla, ecco, l'uomo parlava con gli animali e gli animali parlavano con l'uomo. D'altra parte non ci sono animali che parlano, i pappagalli, ci sono i pappagalli che... Oh. E allora, quindi fate bene attenzione. Quindi il serpente, seguitemi attentamente, il serpente conosceva la volontà di Dio, perché neanche lui doveva andare a mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male. Perché, fratelli, che non ci sono animali che si mangiano la frutta pure? Quindi avrebbe... E allora, guardate, gli animali, nessuno degli animali si avvicinò per mangiare, amen, quello il frutto della conoscenza del bene e del male. Dice, sì, ma l'animale come poteva inchianare da sopra? Fratelli, se c'era quell'albero, io credo fermamente, come ogni albero, quando i frutti si maturano, parte di quella frutta poi cade per terra, anche se, soprattutto che non si doveva mangiare. Quindi non veniva consumato, quel frutto non veniva consumato. Quindi tutte queste frutte cadevano in terra. Quindi gli animali li avrebbero potuti mangiare. E quindi sarebbero diventati simili a Dio. Quindi loro, guardate, non ne hanno mangiato. Alleluia. Amen. Perché gloria al Signore? Perché ciò significa che in base alla, diciamo, ecco, io per farmi capire, in base all'intelligenza che Dio aveva dato agli animali, allora gli animali stessi sentivano una repulsione verso quel frutto. Amen. E quindi loro non andavano, perché quante cose, per esempio, ecco, gli animali non mangiano. Quindi con molta probabilità il Signore ha messo dentro di loro anche questo senso di repulsione nei confronti di quel... Però qualche animale più disonesto poteva dire, ma loro si aggiuro, amen. Però non avrebbe prodotto niente. Quindi il male si sarebbe poi diffuso tramite l'uomo, che era il capo di tutte le cose. Amen. E allora, quindi il serpente, il diavolo parla al serpente, quindi il serpente si rende, attenzione, si rende complice con il diavolo per ingannare Eva. Amen. Ci siamo fin qui? Alleluia. Seguitemi attentamente, sia glorificato Dio. Guardate che quel discorso iniziale, ecco, ora sto comprendendo perché il Signore me l'ha fatto fare. E guardate, ora mi spiego meglio. Il serpente poteva benissimo rifiutarsi di collaborare con il diavolo. Amen. Perché scusa, hai visto tutta sta carcizia, hai parlato con Eva, quindi avresti potuto dire al diavolo no, perché l'Eterno ha ordinato a tutti di non mangiare il tuo frutto. Amen? Quindi chissà cosa gli ha prospettato il diavolo al serpente. Gli avrà potuto dire, sai che fai? Di a Eva di mangiare, perché così diventa intelligente lei, intelligente suo marito e intelligente pure tu. All'animale. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Quindi avrà convinto, perché fratello non controllava il coso lì,
il serpente, diciamo, accettare quello che il diavolo ora gli diceva. Amen. E come, che so, per dire, il Signore mi ha messo davanti questo esempio, state attenti. Se voi avete un cagnolino, un cane, non può essere cagnolino, un cane, no? Allora, c'è uno che vi vuole del male, e gli dice al cane, non parla, ma capisce, e ci dà un mossicanne, no? Si conquista l'affetto, la simpatia di quel cane, una persona che non è il padrone, no? Due cane poi si affeziona a quella persona, no? Amen? Io sto portando questo esempio per far capire quello che è accaduto con il serpente. A un certo punto è da cosa, un cane, da questo mi rispetta, ma non è una cosa. Poi gli dice l'avversario, il vostro nemico, sai che fai? Guarda, venga, cucci, ci dobbiamo mangiare. Poi dice, guarda, vai, mordi il tuo padrone e io ti do questo pezzo di canne. Magari non lo farà la prima volta. Non ci dice mordi, ma vai, ciucane. O dove sono? Vai. E ci muscia canne. E chi dice, un cane, magari non capisce. E chi dice, no, niente. Poi dice, vai tuo padrone, vai al tuo padrone. E guarda, sta canne. Fratelli, io sono sicuro che se quello continua a, diciamo, questo lavoro con il cane, un cane a un certo punto va a un padrone, e lui padrone dice, che ci pigliamo con il cane? L'avversario che, vedete, lo ha conquistato, in quella maniera. Ora con il serpente l'avversario avrà fatto un lavoro del genere, perché non è così di punto in bianco, un serpente ubbidiva al diavolo e andava a sedurre Eva. Amen, gloria a Dio, alleluia. Tant'è vero, guardate, sia glorificato il Signore, ecco che, vedete, io chiederò conto del sangue, dice, versato ad ogni uomo e ogni animale. Guardate, gloria a Dio, se il serpente fosse stato innocente, se il serpente si fosse trovato in una condizione da non capire, il Dio dice, Signore, ma che fai con un serpente, povero animale, povero bestia, che fa, che può capire? E no, dice il Signore, perché io al serpente, come a tutti gli animali, gli ho dato da capire. Non vi sembra che sia accaduta la stessa cosa con il figo? O no? Guardate, perché Dio sarebbe ingiusto condannare un animale che povera bestia non capisce niente. No, apparentemente per noi non capisce, ma per il Signore che lo ha creato e sa l'intelligenza che gli ha dato, lui poteva benissimo pure rifiutarsi di ubbidire al diavolo. Invece si è reso complice, ed essendosi reso complice ne ha pagato le conseguenze. Amen. Sto riuscendo a far capire questo meccanismo. Guardate, fratelli, che è una cosa nuova questa sera, in verità. In vita mia è la prima volta che il Signore mi sta facendo capire queste cose. Alleluia. Quindi, uomini, animali, piante, erbe,
Tutte alleluia, gloria a Dio, dobbiamo ubbidire a Dio, alla legge, a quello che il Signore ci dice di fare. Non a caso, fratelli, in verità io lo sto comprendendo adesso, non a caso, gloria a Dio, il Signore ha condannato il serpente. Perché, fratelli, arrivato a un certo punto, guardate, se... diciamo, essendoci l'avversario, non le poteva mettere sempre in mente il desiderio a Eva di mangiarsi il frutto. Ma c'era bisogno di serpenti. Ecco, io credo fermamente e lo sento che il Signore ha permesso che venisse coinvolto anche il serpente come animale per dire che tutti dobbiamo ubbidire a Dio. E chi non ubbidisce ne paga le conseguenze. Chi si rende complice, ecco, del peccato di un altro, ne paga le conseguenze. Alleluia. Infatti, vedete, gloria al Signore, che il Signore poteva dire all'animale, al serpente, perché non capisce niente, lo perdono. Ma a te, Eva, a te, Adamo, non lo perdono, perché voi siete intelligenti. Siete state create a mia immagine e somiglianza. O no? Non lo poteva... Invece no, guarda come, gloria a Dio, come il Signore invece punisce o serpente a Eva, Adamo, gloria a Dio. Ah, allora l'animale capisce, no? Sì, e più tardi, è come se quel giorno il Signore avesse detto, e più tardi vi darò un altro segno. Vi farò vedere che anche le piante agiscono, alleluia, eh? Anche loro capiscono, e chi di loro trasgredisce la mia parola ne pagherà le conseguenze. Guardate, gloria a Dio, Gesù ebbe fame, si avvicinò al fico, non trovò né frutto, soltanto foglie, e lo maledisse. Dio, ecco i non credenti, no? Gli atei. Dio che maledice le cose che non si sanno, che non sanno parlare, che non sanno capire, che non sanno... no, figlio bello, ora appena tu parli, pensa parola, io ti blocco. Amen? Perché io ti dico che il Signore ha dato tanto all'uomo quanto agli animali che ogni genere di pianta ha dato da capire e da pure agire. Amen? E qui mi fermo, perché il Signore mi ha grande, posso dire che mi ha grandemente benedetto. Mi ha dato da capire qualcosa che non sapevo, non conoscevo, ma questa sera ringrazio Lui che mi ha dato da capire queste cose che appunto sono riservate per noi, cose che orecchio non ha mai udito, possiamo dire. Amen? E che occhio non ha visto, e che il Signore ci sta facendo vedere e udire. E Dio ci benedica. Amen. Thank you.
alleluia, amen, Gesù sei tutto per noi. Signore, e se hai creato le piante, ogni cosa perché facciano la tua volontà, quanto più, Signore, noi che siamo stati appunto creati a tua immagine e somiglianza e che ci hai dato veramente potere, Signore, di dominare su tutte le cose, alleluia. Ci hai dato la sapienza per creare tante cose anche noi, grazie a quegli elementi base che tu hai messo a nostra disposizione, alleluia, appunto insieme all'intelligenza che ci hai donato. Alleluia, gloria al tuo nome, fai che possiamo saper sfruttare questa intelligenza a fin di bene, alleluia, e saperti mettere al primo posto sopra tutte le cose e onorarti come tu ne sei degno di essere onorato, insieme a Gesù, ora e sempre in eterno, e benedetti in eterno, alleluia, amen, amen. Eh sì, possono essere parole soavi, parole d'amore, di comprensione, anche di riprensione, ma sempre d'amore verso ognuno di noi, che fanno la ferita e la sanano, fanno la ferita e la fasciano. Quindi ringraziamo insieme il Signore per aver concesso a tutti noi di seguire questo culto già andato in onda. Vi ricordo ogni martedì e venerdì sera, come oggi, via radio, su YouTube e Facebook, abbiamo l'opportunità meravigliosa di seguire la parola di Dio attraverso i culti, e la domenica mattina in diretta alle 10:15, il messaggio del Signore sempre via radio, su YouTube e Facebook, attraverso la diretta del fratello Nino. Se volete maggiori informazioni, chiamateci tranquillamente al 349 64 11 232, 349 64 11 232. Vi do appuntamento alla prossima trasmissione del culto e a domenica con la diretta del fratello Nino. E via radio con l'ultima trasmissione vi salutiamo, e sulla nostra pagina Facebook con il versetto del calendario ci sono i saluti del nostro Signore Gesù e saluti del fratello Nino. Pace, buon ascolto e buona visione di tutti i culti, di tutto ciò che troverete su YouTube e Facebook, cercando Radio Messaggio Cristiano.